grandi motivazioni, grande entusiasmo. So che sono venuto in una piazza dove appunto c'è tanta voglia di crescere, c'è tanto entusiasmo, è una società seria, quindi ho ritrovato anche degli amici, quindi direi che dal punto di vista delle motivazioni, dell'entusiasmo, insomma, siamo messi a buon punto. E sicuramente porto quelle che sono le mie caratteristiche, la mia esperienza, le mie caratteristiche di campo che ho sempre avuto e spero di dare un contributo importante a questa squadra. Penso che questo ambiente ci possa permettere a ognuno di noi di esprimerci ai massimi livelli e poi direi che dal mio punto di vista il feeling è molto buono con questa terra. Direi che il mercato del Sassuolo è stato un mercato a dir poco attivo, quindi adesso bisogna essere bravi a calarsi subito in questa realtà e riuscire subito a conoscersi, quindi nel minor tempo possibile, però vedo che i ragazzi che sono arrivati sono tutti ragazzi che si sono messi subito a disposizione, quindi diciamo che da questo punto di vista c'è già buon feeling. Chiaro che poi il campo e le partite ci aiuteranno a inserirci sempre più. Beh, è strano perché comunque 15 giorni fa ci siamo affrontati gli avversari, adesso mi alleno con loro, quindi la situazione è un po' così, però quello che è il mercato, c'è stata sta finestra che ha permesso di arrivare qua con tanto entusiasmo, con la voglia di far bene, affascinato da quello che è un po' il progetto, diciamo così, che la società mi ha proposto, mi ha messo davanti, quindi da oggi si pensa nero-verde, quindi si va avanti. Siamo venuti qua per quello, per rimettere in piedi i numeri, per arrivare a quello che è la salvezza, che è un po' quel progetto, insomma, che ci siamo prefissi tutti. Siamo arrivati qua tanti nuovi, tanti carichi di entusiasmo. Penso che chi è qua da giugno ce la metterà tutte, quindi l'obiettivo è quello lì. È chiaro che cambiare tanto adesso magari può essere un handicap, però con la voglia, con entusiasmo cerchiamo di sopperire anche la mancanza di tempo. Al centrocampo decide il mister, noi ho detto siamo qua e penso che adesso i numeri, come quelli che hai detto prima, facciano un po' la differenza. Bisogna andare in campo da qui a maggio e buttare tutto sul campo, tiriamo le somme alla fine, vediamo. La squadra che sta facendo con sorpresa magari meglio di quest'anno, tanti buoni giocatori, gioca anche un bel calcio, bisogna che noi magari in casa riusciamo a fare il fortino che consentirà poi di fare i punti per salvarci, cominciando da domenica e non ci sono partite in cui si può pensare di non partire per far punti, perché sono talmente poche le partite, quindi chi c'è c'è, cominciamo.